Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri è stato il grande giorno di Neymar Flashback. Finalmente è uscita questa carta del brasiliano in versione un po' rivisitata. L'ho provata, l'ho testata e finalmente vi potrò dire se è meglio o peggio della versione oro, Leaf, Vinicius, eccetera, eccetera. Quindi mettetevi comodi e gustatevi questa review. Partiamo proprio dalla proposizione di esterno. Guardate qua come si speed boosta, praticamente tiene la palla francobollata ai piedi, nonostante l'avversario lo vada a pressare, regga anche abbastanza di fisico. Qui ancora una volta speed boost clamoroso. Prima una finta col doppio passo, poi si allarga, manda al vuoto Gullit. Guardate poi anche il tiro a giro che zolla non proprio perfetta, ma la palla sibila, anche in questo caso. Qui ancora, sempre sull'esterno, guardate come skilla molto bene, sempre palla francobollata ai piedi e poi lo scarico all'indietro. Speed boost ancora supersonico, fa benissimo la suola più la finta di tiro classica dei 5 skill. Guardate qua come praticamente si porta a spasso nel tempo sto Hakimi che, poverino, dategli un Oki perché guardate lì non l'ha preso mai. Poi, allora, prima di fare il recap, io vorrei andare a fare un confronto statistico con Neymar base. Infatti, rispetto alla versione 91, questo 87 ha un più 4 di velocità, un più 2 di tiro, un meno 6 di passaggio, un meno 1 di dribbling, un più 1 di fisico e un più 1 in difesa. Quindi, molto più veloce sulla carta, tiro migliore. Perde un po' nei passaggi, ovviamente, dribbling siamo là, perde soprattutto la quinta stella di piede debole, visto che ha 5 di abilità e 4 di piede debole. Però questo Neymar, veniamo a come si è comportato in game, devo dirvi la verità, a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Allora, partendo dal fatto che il body type ovviamente è lo stesso, quindi 1,75 m per questo Neymar e, come vi dicevo, 5 di skill e 4 di piede debole. L'aumento statistico in velocità si sente veramente tantissimo, ragazzi. Se lo utilizzate sull'esterno, questo qui ha uno speed boost bruciante, ma anche banalmente palla al piede fugge via, che è una bellezza. Quindi mi ha fatto impazzire sull'esterno. E già qui vi posso dire che, per quanto riguarda il confronto con Neymar base, sicuramente gli è superiore. Per quanto riguarda i passaggi, è chiaro, qualcosina perdiamo, ma fondamentalmente, avendo comunque un 80 di corto e un 75 di lungo, abbiamo più problemi sul lungo che sul corto, e comunque il 5 di piede debole sui passaggi perso non si sente tantissimo, perché anche col sinistro fa degli ottimi passaggi. Quanto alla finalizzazione, che è, diciamo, l'aspetto principale, se vogliamo, di questo Neymar, oltre alla velocità, abbiamo questo 85 di finalizzazione, un 1,86 di potenza tiro, che rispetto alla carta 91 si traducono in un più 2 di finalizzazione e in un più 6 di potenza tiro. Vi posso dire che si sente, ma non si sente, nel senso che questo Neymar non mi è sembrato facesse gol che la carta oro non facesse. Anzi, mi è sembrato che sul mancino, ovviamente, un pochino andasse a peccare, tranne quelle situazioni dove è riuscito a fare timed verde e è riuscito a dargli una mano. Tuttavia, alle volte, anche col timed verde, col mancino, rischiava di prendere il palo spessissimo oppure di colpire il portiere. Quindi questo grosso aumento di finalizzazione che c'è stato, io non lo sento, e quindi mi sento di dirvi che da punta magari preferisco il base o l'if soprattutto, anche per via del 5 di piede debole, che vi dà molta più versatilità e vi dà anche, insomma, imprevedibilità. Quindi l'attaccante ha il modo di spostarsi anche sul mancino senza che il difensore magari abbia il punto di riferimento. Quindi da punta non mi ha fatto impazzire. Per quanto riguarda poi un'altra componente per me fondamentale di questo Neymar, che nonostante quel meno 1 di dribbling, ragazzi miei, questo fa spavento. Tiene la palla francobollata al piede, ma probabilmente anche meglio del base, cioè proprio un next level. Controlla il pallone in maniera folle, con i micromovimenti non ve lo sto neanche a dire. Quindi, sia che lo utilizzate da esterno, che da seconda punta, che anche da CC, questo vi fa guadagnare un sacco di tempo e di spazi per gli inserimenti dei vostri giocatori. Quindi, veramente tantissima roba. Quello che nel comparto dribbling non mi ha proprio entusiasmato è la riduzione di freddezza. Infatti, passiamo dal 93 della versione 91 a un misero, tra virgolette, misero 85 della versione 87. E questo, secondo me, si riallaccia anche al discorso finalizzazione, perché una carta che comunque pecca di freddezza è lì che va a cedere magari quell'aumento di potenza tiro e finalizzazione che ha avuto. Quindi un po' si compensa quell'aumento di tiro e questo scompenso di freddezza. Quindi ribadisco che anche questo incide sul, secondo me,
non utilizzo di questa carta da seconda punta. Poi, per carità, si può utilizzare anche da CC, ovviamente, perché comunque, ripeto, con il 4 di piede debole i passaggi li fa bene, ha un ottimo tiro, un ottimo dribbling nello stretto. Quello che a me ha gasato a livelli sconvolgenti di sto Neymar è il tiro a giro. Come avete visto, c'ha veramente un tiro a giro della Madonna. Fa dei finesse che alle volte neanche la versione base e la versione IF facevano. Quindi veramente chapeau davanti al tiro a giro. Una cosa, una critica, in realtà, che vorrei fare più alla EA è che per queste versioni qua vorrei che avessero proprio la faccia diversa, con questa acconciatura, come accade ad esempio su NBA. Quindi, se no sembra di usare sempre, sembra di utilizzare la stessa carta, capite? Cioè, non ti dà quella sensazione di Neymar al Santos che gasava, già lo vedevi con quella acconciatura i primi anni. Questa, un'aperta e chiusa parentesi. Già so che magari potreste chiedermi di Vinicius, che è il suo diretto concorrente. Vi dico che, per quanto mi riguarda, questa versione di Neymar ha raggiunto Vinicius per quanto riguarda lo speed boost. Prima Vinicius per me aveva il miglior speed boost lì tra gli esterni, questo Neymar lo ha agguantato perfettamente. Con la differenza che, sebbene palla al piede, sia lievemente meglio questo Neymar per via del body type, secondo me. Quello che mi piace di più del brasiliano è la finalizzazione, perché questo Vinicius alle volte veramente non gliela fa, soprattutto tiri a giro non ne ha, davanti la porta pure ad incrociare non riesce. Quindi dal punto di vista della finalizzazione, che per un esterno comunque serve quando si ritrova a entrare nell'area di rigore, vi dico ulteriormente Neymar rispetto a Vinicius. Adesso, conviene vendere il mio oro per fare questo, conviene vendere l'IF eccetera, allora a prescindere io l'IF non lo venderei mai. Per quanto riguarda l'oro, se dovete giocarlo da esterno, assolutamente sì, se dovete giocarlo da punta, no. Questo ovviamente si applica anche per il discorso eventuale da COC, però questo Neymar è veramente promossissimo, come vedete lo stile d'intesa che ho utilizzato è cannoniere, quindi veramente veramente approvato, un bellissimo giocatore. Quindi anche per questa review è tutto, fatemi sapere mi raccomando nei commenti voi che cosa pensate di questa carta qui di Neymar. In descrizione vi ricordo tutti i link dei vari partners, nonché della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!